Lasciamo le suadenti note di Nene Cherry e ritorniamo in diretta da Saggi Divini On Air. Asia di Vino Nere che sta diventando sempre più vinosa in questo momento. Ma sta diventando molto, molto più particolare, molto più alcolica, anche perché io me ne sono già bevuti 3 bicchieri. Io lo sai che questo è un vino che A smettere. non riesco a smettere, non riesco a Quindi smettere. sei un po' di parte. Sì, allora faccio parlare te, dai, ma faccio parlare te male di questo vino, no? Assolutamente no, stiamo parlando di un bellissimo vino che oggi ci presenta la cantina Ennio Taviani e stiamo parlando del 928. E di questo vino ne parleremo poi anche con il suo produttore, il suo papà, zio, nipote, con il suo nipote, anche se il suo veramente il suo papà perché l'ha creato molto anche lui, è Davide Lorenti. Ciao Davide! Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Mi aveva paura che non lo chiamavamo. Invece, visto, l'ho fregato subito. 928, perché 928? Perché infatti si chiama 928. 928, va bene, dai. Esatto, quindi perché 928? Dove scappa fuori questo nome? Perché vi siete ispirati a questo nome che è anche abbastanza facile poi dopo da ricordare? Ma 928 sostanzialmente è l'anno di nascita del nonno, quindi è un vino che produciamo dal 2004. Abbiamo pensato già di dedicargli un vino con un nome molto semplice, sai, perché molte volte i vini nascono con una tradizione, i nomi, quelle cose che è difficile anche un pochino rendersi conto come studiare il nome di un vino. Allora, 928, il vino del nonno, ricordiamo, il nonno è Ennio Ennio Ottaviani, Taviani, chiaro. socio fondatore, quello che ha creato tutto l'Ambaradan. Esatto, è stato lui il promoter, diciamo, è partito 55-60 anni fa, e poi dopo con l'ha vinto, diciamo, i figli hanno portato avanti un po' le figlie, diciamo. Noi siamo 4 nipoti, terza generazione. È un'azienda tutta familiare, cerchiamo di portare avanti un pochino quelli che sono i valori del territorio. Che territorio? Dove sta l'azienda? Territorio è l'azienda dove produciamo, è nel comune di San Clemente. Territorio, siamo sul letto di un fiume, quindi produciamo sia bianchi che rossi, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Riesling. facciamo del Riesling, del Sauvignon Blanc, abbiamo dello Chardonnay. E poi facciamo una novità, dai, diciamo una novità, che cosa sta venendo fuori? Che io ho già fatto una prova di botte, dai, diciamo. Adesso non Che nel tiriamo. senso che fai te la riserva? No, Come la prova di verità è che ogni tanto botte. io vado in cantina da Davide e dice: prova questo, prova quest'altro, prova quest'altro. Di solito ci vado alle 10 di mattina, alle 10 di mattina io sono completamente ciucco, sono perché Davide mi fa provare Quindi non è tutto. buona cosa per chi lavora con te. Non è una buona cosa per chi lavora con me, è buona cosa per quelli che mi aspettano di fuori, quei ragazzi simpatici con la divisatura che salutiamo. Va bene, parliamo di questo nuovo vino che ha anche vinto un premio, dai, diciamolo Davide. Tu non lo volevi dire, io te lo volevo far dire, diciamolo. Beh, ha vinto un premio, è stato presentato come un vino rosso, è un concorso che fanno nel nostro comune, lo fanno già da 34-35 edizioni, è una cosa molto, molto casareccia, diciamo, molto familiare. Che però già ci dà l'indicazione di quello che sarà questo vino, perché stiamo parlando di Sì, un no, Merlot in cioè, purezza, diciamo sì, la verità. l'azienda chiaramente lavora sempre su progetti a lungo termine, nel senso che si cerca di studiare, di vedere, di tirare fuori il meglio di alcuni vitigni. Il Merlot è un vitigno che sostanzialmente piace molto, diciamo, a me, che lo faccio, poi magari piace molto anche a A quelli me è che lo piaciuto bevono. molto che lo bevo. Chiaramente voglio cercare di tirare fuori il meglio di sto vino e adesso insomma è partito bene, però sicuramente adesso vedremo se farlo uscire fra 18 mesi, fra 24 mesi, vediamo un attimino di cercare di vedere l'evoluzione che il vino avrà. E noi saremo qui ad aspettarlo. Ma adesso parliamo di questo 928 e andiamo proprio con la degustazione, momento centrale, Michele. Dunque, il bicchiere si presenta con un colore rosso granato, però molto che va con riflessi abbastanza rubini, tendenze quasi chiari. Ha una buonissima diacrimazione, quindi fa anche notare un buon livello di glicerina e quindi anche una certa morbidezza che poi, anticipo, si presenta anche in bocca. È un vino che dà i profumi, un profumo abbastanza intensi. Dopo
dove qua, diciamo che non ha un'ampiezza di profumi, diciamo che è molto, molto ampia, abbastanza sui frutti rossi, ma con qualche nota di alcol, parliamo, di spirito. Allora, la prima cosa che viene al naso, secondo me, è allora la lavorazione in legno, assolutamente subito. È un bel legno, me lo riconosco nel naso, mi dà dei profumi, non so se si possono dire dei profumi rotondi, comunque smussati, quindi non mi entra prepotentemente al naso, mi lascia tutte le sensazioni della frutta rossa anche matura, se la vogliamo definire così, anche un po' di con un erbacio del Cabernet Sauvignon che viene ancora fuori, mi dà proprio un'idea di gioventù di questo vino. Sei d'accordo, Davide? Sì, ancora è 2010, molto giovane, in bottiglia dal mese di gennaio. Ah, quindi veramente sono pochissimi mesi, molto giovane, sì, a 5 mesi di bottiglia. Sicuramente il meglio di sé lo darà fra un anno, sicuramente, ecco. Sì. Un equilibrio olfattivo che ancora ha da venire, proprio perché secondo me deve stare ancora bene in bottiglia per un bel po' di tempo nelle nostre cantine. Un bel po' neanche troppo, però un annetto glielo lascerei tranquillamente. Deve maturare. Infatti si sente ancora una punta di alcol che ancora ti brucia un po' le narici, ma appena leggero. Però nel complesso è un abbastanza fine che può andare solamente a migliorare. Questo è un vino che va preso anche per l'età che ha, insomma. Sì, io mi aspetto molte cose dalla bocca di questo vino, Michele. L'ingresso è un ingresso morbido, la sua caratteristica appunto del un po', forse anche del raffinamento, dà una sensazione morbida di ingresso e con la sua freschezza subito dopo che si va a contrapporre. Assolutamente d'accordo, ma la tipicità di questi vini e di tutti i vini della catena di Ottaviani è la grandissima sapidità che hanno questi vini. È data proprio dal metodo di coltivazione, dal terreno che è discendente verso un torrente, mi sbaglio, no, Davide? Siamo sul fiume Conca. E i profumi che ci sono veramente eccezionali per una vigna coltivata quasi in piano, cioè non è coltivata in... Siamo a 60 metri sul livello del mare, quindi siamo proprio in pianura. Allora, abbiamo questo terreno medio impasto, franco argilloso, quindi abbiamo del sasso, della sabbia, del limo, rendono questa sapidità e questa persistenza che ci fa salivare in bocca, la sentiamo dopo qualche secondo che abbiamo bevuto. A me è caratteristica proprio della tua azienda, è un dato di fatto questo. L'altra cosa che mi piace proprio rimarcare è il grande corpo di questo vino, proprio poi come riempie la bocca, già da così giovane questo riempie veramente la sì, bocca. Sì, infatti la morbidezza che nella è avvolgente, bocca. È avvolgente. E direi che è già molto gradevole adesso che è giovane, quindi io mi aspetto molte cose anche nel futuro, non so Michele se sei d'accordo. Sì, è un vino che... diciamo un vino che ha questa caratteristica della sua freschezza che ti porta anche a essere bevuto o successivamente, quindi diciamo che un vino che si può aspettare, ma che anche adesso in un pasto riesce tranquillamente a essere veramente goduto, no? Nel senso, sì, assolutamente goduto. Io me lo sono goduto assolutamente tanto questa sera. Invece come dice, ho goduto tanto è qui, qualcuno lo deve bere, è vicino a me la bottiglia, esatto. Lo deve fare, no? Infatti è che tiene la bottiglia di fianco, sempre vicino a lui, sempre vicino compagno di lunghe nottate. È un vino pronto maturo e aspettiamo qua. Quasi più pronto. Sì, però sì, pronto maturo, e diciamo che un vino che merita di essere provato. Assolutamente. Quando viene questo bottiglia di vino? In azienda viene 13 euro alla bottiglia. Quindi in enoteca, diciamo, sui più o meno come la cifra lì, insomma. La cifra lì. Sì. Di vini on air.
dopo, esatto, Fabio Concato ci ha lasciato. Ti ricordi di Fabio Concato? Me lo ricordo, l'abbiamo intervistato. Di quanto eri emozionato quella sera. Quella sera. Aveva avuto l'anteprima. Io sono sempre stato un fan di Fabio Concato e quella sera proprio mi è entrato un trenino nel petto. Esatto. Quella sera ha fatto l'anteprima, ha lanciato il disco da noi, come stasera lanciano il disco da noi, il Duo Bucolico, che dopo si esibiranno per noi. Ah sì, il Duo Bucolico che è composto da... Daniele Mazzoli e Antonio Ramberti. Bene, non vedo l'ora di ascoltare. Enrico pronti, popolo! Ci stanno salutando. Ma ritorniamo a noi, stiamo parlando del nostro vino di oggi, 928 della Catena Ennio Taviani, e questo vino l'abbiamo dato in degustazione a un ristorante della zona di Vicenza, precisamente a Torre di Quartesolo, che è una località proprio lì vicino a Vicenza. Che ho trovato io, ed è un ristorante che si chiama Vecchia Fattoria. La Vecchia Fattoria è un ristorante molto particolare, guarda, io sono andato a mangiarci, ci mangia veramente bene, guarda, non ci crederai, ho mangiato il pesce più fresco a Vicenza piuttosto che andarlo a mangiare a Riccione. Poi dopo uno, sono le stranezze della vita, ma lì è veramente un pesce eccezionale. E con noi per parlare di questo ristorante abbiamo, siccome il ristorante è dato un vino che si abbina col pesce, quindi no, non è solo pesce, no, la loro specialità è di carne, però fanno anche il pesce, fanno un po' di tutto, sono dei napoletani che lavorano veramente molto bene. E abbiamo a parlare, non abbiamo da parlare con noi il titolare di questa azienda, ma abbiamo lo chef di sala, Luca Nardotto. Ciao Luca! Buonasera, piacere. Ciao Luca, ben arrivato qui ad Assaggi di Vini. Luca, allora parlaci un po' di questa realtà che è la Vecchia Fattoria. Che cos'è la Vecchia Fattoria? Beh, la Vecchia Fattoria, come dicevo me stesso, è una vecchia fattoria restaurata e adibita a ristorante e pizzeria. Ecco, un locale molto caratteristico della zona, con dei cimeli antichi che adornano tutte le sale, tutte molto spaziose, l'ambiente è molto caratteristico, molto accogliente. Ecco, una vecchia fattoria restaurata. La cosa bella che mi ha fatto veramente un po' trasalire è trovare vini da tutte le parti, nelle pareti, nelle mensole, cioè c'è una cultura del vino in questo ristorante che è veramente notevole, non è vero Luca? Assolutamente sì, perché il vino è uno dei tratti caratteristici della vecchia fattoria. In base alle specialità che vengono servite si fanno abbinamenti più idonei. Ma parliamo del vino che ti abbiamo dato in degustazione oggi, parliamo del 928, questo Sangiovese Cabernet che ti abbiamo presentato, come l'hai trovato? Beh, ha un colore del rubino decisamente caratteristico, si sente che il profumo viene dalla permanenza nel legno, un vino ancora giovane ma promette molto bene. Noi lo chiamo in abbinamento magari una tagliata o la... Ecco, la tagliata voi come la presentate nel vostro ristorante? Allora, noi abbiamo due modi principalmente per presentarla. Tagliata con rosmarino oppure con un filo di aceto balsamico. Queste ecco, sono le due preparazioni più caratteristiche che facciamo. Io direi che è un abbinamento che ci può stare. Davide, ti piace l'abbinamento col tuo vino? Sì, ma sostanzialmente anche da noi si fa uguale. Questi abbinamenti sono molto simili. Insomma, giusto l'abbinamento con la carne, perché è un vino sicuramente che ha corpo, struttura, diciamo con questa acidità riesce anche con una bella carne, anche con l'aceto balsamico riesce a pulire, insomma, ecco. Assolutamente. Allora, Torre di Quartesolo, diciamo. Torre di Quartesolo, dov'è che si trova? Se uno vuole andare a trovare questo ristorante. Come hai fatto te? Come ho fatto io, no? Ma io sono andato su Google Maps lo trovo. No, ci sono andato con un mio amico che mi ha portato in quel posto e mi sono trovato veramente molto bene, anche perché ha pagato lui. Una pausa pranzo un po' lontana, insomma. È stato bello, sì, ma per lavoro si può fare di tutto. Ma guardi, è semplicissimo, perché il posto si trova vicinissimo all'uscita di Vicenza Est in direzione Torri di Quartesolo. Proprio lo trovate in via Roma, che è la strada principale di questo paese, questo bel paese. Bene, noi ringraziamo Luca Nardotto, ricordiamo chef di sala, giusto Luca?
No, è corretto. Chef di Sala, della vecchia fattoria di Torre di Quartisolo, per averci parlato di questo ristorante. Oh, un'ultima domanda. Quanto si spende? Perché noi, la gente lo vuol sapere questo, vero Michele? Beh, te quanto hai speso? Io non lo so, ho pagato il mio amico, cioè io non ho pagato niente, ma se io dico guarda, si va lì, non si paga niente, sai, la gente che ci va a pagare, esatto, a mangiare, no? Andate con gli amici di Vicenza che vi pagano loro. Quando direi che si mangia bene e si spende con moderazione, perché in due persone, con la media dei 45 euro, mangiando bene, bevendo del buon vino. Bene, allora vi diamo appuntamento al ristorante La Vecchia Fattoria di Torre di Quartisolo, proprio vicinissimo a Vicenza. Ringraziamo Luca Nardotto, chef di sala della Vecchia Fattoria, e diamo appuntamento a tutti quanti lì. Beh sì, si troverà. Ciao, grazie. Ciao, grazie Luca. Ciao. Buona giornata, grazie a voi, grazie. Ti lasciamo con il prossimo brano musicale, Simona Molinari, offertosi da me.